tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un tutorial con tutti i prodotti della Essence. A me questo brand piace tantissimo, specialmente le edizioni limitate, io ci vado pazza. Volevo farvi un trucco direttamente con tutti i prodotti, quindi sto parlando dalla spugnetta ai pennelli, fondotinta, eccetera, eccetera. Quindi godetevi il video, noi ci vediamo alla fine con i saluti. Ciao! Thank you.
ragazzi, avete visto che ho utilizzato tutto per quanto riguarda le essence. L'unica cosa che non ho utilizzato e che non ho sinceramente è stata una crema per quanto riguarda la base, ma avendo messo anche il primer, diciamo, non c'era tutto questo bisogno. La parte finale non l'avete vista perché non ho acceso la fotocamera, nel senso sono andata a cercare i prodotti qui nell'espositore e poi non ci ho fatto più caso ad accendere la telecamera, ma vi dico cosa ho utilizzato sulle labbra: la lip liner 05 Soft Berry, questa, e il rossetto, questi qua matte, velvet matte lipstick nella colorazione 03. Però ovviamente troverete tutto scritto giù nell'info box, quindi se qualcosa non la vedete o non si leggono bene i colori, vi scriverò tutto, sapete che vi scrivo tutto sempre sotto l'info box. Quindi è inutile certe volte farveli vedere perché troverete tutto scritto là, in base a come li utilizzo saranno scritti, quindi non ci sono problemi. Che dire, allora, io mi trovo bene con tutti i prodotti. Sono rimasta sconvolta appena ho bagnato questa spugnetta perché è diventata gigante, cioè io vi faccio vedere quella della di Sephora, la Beauty Blender, questa qua, e questa è la spugnetta di Essence, cioè è gigantesca, veramente gigantesca, più grande di quella della Beauty Blender tradizionale. È la prima volta che la utilizzo perché se io utilizzo una spugnetta la utilizzo fin quando si rompe, quindi sto ancora utilizzando la Beauty Blender, quindi è inutile aprirne un'altra e farne un'altra. Però visto che dovevo fare il video e visto che non so il perché, non mi dite il motivo, ma non lo so, io riesco a mettere il fondotinta che mi piace di più sulla mia pelle e tutto soltanto con la Beauty Blender, con la spugnetta. Non vi so dire il motivo, non chiedetemi perché non lo so nemmeno io. Con i pennelli della Essence mi ci trovo benissimo, ma bene? No, benissimo, perché li adoro in tutto e per tutto, sia per quanto riguarda gli occhi sia per quanto riguarda il viso. Per quanto riguarda gli ombretti mi piacciono tantissimo, i mascara sapete che per me sono i migliori in assoluto, quelli della Essence, e via discorrendo. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo sia il make-up come è venuto, sia perché ovviamente avendo dei prodotti ottimi, anche low cost, quindi a poco prezzo, quindi vi stavo dicendo che anche utilizzando prodotti che costano poco, sì, il risultato sulla pelle, su un trucco normale, viene perfetto. Cioè, a me è piaciuto tantissimo, e piace tantissimo. Niente ragazze, ovviamente aspetto i vostri commenti giù nell'info box, stavo per dire. Stiamo arrivando 40. Repeat. Stavo dicendo, ovviamente aspetto i vostri commenti, scrivete tantissimi commenti perché fanno bene al mio canale, lo fanno crescere. E che dirvi ragazze, a me fa piacere fare video e il fatto che voi mettete un mi piace o scrivete dei commenti mi fate capire che piace anche a voi, nel senso mi sento più gradita per questa cosa e sinceramente è una gratificazione che a me fa bene. Non lo so se voi lo fate con piacere, non lo so. Comunque, lasciamo perdere perché... Lasciamo perdere. E niente, che dirvi di più, io mi sono divertita a truccarmi, non devo uscire, ma devo andare a prendere il caffè. Cioè, sì, devo uscire perché devo andare a prendere il caffè da mia mamma, ma non è che devo andare da chissà che parte, però... Dopo un paio di giorni che sono stata male, adesso posso uscire, quindi mi piace, diciamo, svegliare anche il mio viso e truccarlo, però perché ho un bel po' di prodotti da utilizzare, perché non posso soltanto acquistarli, li devo anche utilizzare, quindi ve li volevo far vedere su di me. Niente, dopo tutte queste scemenze io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.